Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis, oggi in versione pomeridiana, perché solitamente gli aggiornamenti li faccio uscire la mattina, ma questa volta invece escono di pomeriggio perché non ho avuto tempo, letteralmente, quindi ve li assorbite il pomeriggio, ve li sorbite anzi il pomeriggio. Partiamo dalle news, dove ovviamente abbiamo la battaglia di Gilda nuova, che a parte, vabbè, questa è la campagna, ma abbiamo appunto la battaglia di Gilda già attiva con il classico primo giorno in cui si potranno effettuare le mock battle, quindi tutte quelle battaglie di prova per cercare di impostare i setup, per cercare di capire anche come funziona la battaglia e tutto. E vi ricordo inoltre che, come già specificato nel messaggio di scuse da parte degli sviluppatori, questa seconda mock battle, o comunque in generale questa seconda guild battle, funzionerà esattamente come la prima. Quindi fate attenzione quando calcolate i punteggi nella mock battle, perché nella battaglia normale il tempo scorrerà lo stesso, mentre invece nelle mock il tempo si ferma quando ci sono le varie animazioni degli attacchi o dei giocatori o diciamo del boss in questo caso, mentre invece nella battaglia originale il tempo continuerà a scorrere. Quindi fate molta attenzione, perché appunto per calcolare i punteggi saranno leggermente diversi, cosa che a quanto detta dagli sviluppatori è stata già sistemata per quella che sarà la terza guild battle del mese successivo. Per quanto riguarda invece le missioni di Gilda, che cosa abbiamo? Abbiamo classiche missioni che ci consentiranno di ottenere fino a 1500 gemme in totale, e ovviamente anche degli oggetti per, diciamo, degli items in generale per sbloccare il livello delle nostre armi. Successivamente abbiamo anche i login bonus, dove avremo in questo caso ticket di armi garantite per Cloud e per Lucia, quindi saranno loro, diciamo, i personaggi bandiera di questa guild battle, anche se in realtà non c'entrano niente, perché l'elemento vento, sì, va bene, Lucia ha l'arma che fa vento AOE, però anche Cloud avrebbe l'Apocalypse che fa danno, l'Apocalypse, se non sbaglio, addirittura faceva danno vento, danno elementale, mi ricordo, però potenziava il vento, quindi però hanno messo loro, va bene così. E questa è la nostra campagna. Banner esclusivi per quanto riguarda ovviamente la summon delle armi di Cloud e di Lucia, quindi sono stati inseriti due banner che si possono ottenere tramite le gemme rosse per ottenere una o più armi 5 stelle, in questo caso garantite di Cloud, e anche la stessa identica cosa per Lucia. Mentre invece per quanto riguarda il crossover di Final Fantasy IX, abbiamo un nuovo banner in questo caso che raggruppa sia Aeris che Sephiroth, che nella versione originale dell'evento avevano due banner separati con personaggio singolo, mentre invece qui sono stati messi insieme e addirittura hanno aggiunto un'altra arma. Quindi buona fortuna ovviamente per quanto riguarda il vostro, diciamo, per quanto riguarda la vostra... Le vostre pullate. Ovviamente abbiamo la staffa di Garnet che è stata aggiornata, e la Kuja Blade che invece non è stata aggiornata, mannaggia loro. E per quanto riguarda la staffa di Aeris, adesso praticamente il costo dell'attacco costa solo 3 barre ATB, dove abbiamo la possibilità di incrementare l'attacco magico e dare anche regen ai nostri alleati, mentre invece la Kuja's Blade rimane identica, purtroppo. Nuova arma invece inserita, quella di Kaizith. Kaizith che appunto ha la possibilità di incrementare l'attacco fisico di tutti quanti gli alleati, ripristinare il 7% degli HP dei nostri alleati, e inoltre aumentare anche la difesa fisica se gli HP di Kaizith sono del 70% o più. Quindi un'arma che è veramente molto molto bella, un po' come l'arma di Monster Hunter che abbiamo visto per Aeris. Qui abbiamo praticamente la variante per Kaizith, quindi molto molto bella. Mentre invece per quanto riguarda i costumi sono stati aggiornati entrambi. Quello di Aeris ha ricevuto il boost negli HP,
da 10 punti vanno a 15, quindi un boost di livello 3 già a partire da subito. Stessa cosa per Kuja, per Sephiroth, quindi il vestito di Kuja, 15 punti direttamente in HP e 15 punti anche sul boost Magic Ability, che è veramente tanta bella robetta, se non fosse per il fatto che ormai il boost Magic Ability si può maxare senza neanche grossi problemi. Per quanto riguarda il resto, ovviamente tutte le regole dei pool sapete già come funzionano. E poi notizia che ci consente di avere l'aggiornamento per il crossover di Final Fantasy IX, in questo caso Reawakened, quindi risvegliato. Sono stati aggiunti gli altri stage, sono state aggiunte anche le armi da recuperare dell'evento, non è stata inserita la skin di Lucia, in questo caso è un peccato. La skin free to play di Lucia non c'è, se non mi ricordo male, io non l'ho vista, ma non so se non l'ho vista perché già ce l'ho o perché non l'abbiano proprio inserita. Ma sono stati aggiunti i pezzi di Glenn, quindi per chi ha intenzione appunto di maxare Glenn, adesso ha l'occasione di poterlo fare. E poi la notizia per quanto riguarda la seconda Guild Battle, seconda Guild Battle che vedrà come protagonista il nostro boss, il Drago di Terra, che dovremo sconfiggere. Al solito, se non vi ricordate come funzionano le battaglie di Gilda, ci sono i video dedicati sul canale in cui ne parlo, quindi potete tranquillamente recuperarli. E per quanto riguarda questo boss, ci viene semplicemente detto appunto che l'elemento vento è efficace contro il drago di tipologia terra, e soprattutto avremo la possibilità di utilizzare abilità appunto che abbiano come elemento centrale il vento, quindi elemento vento come punto focale, e soprattutto utilizzare attacchi fisici o comunque in generale attacchi nei confronti del nostro avversario. Per quanto riguarda, diciamo, le news, non abbiamo altro da dire, anche perché le altre notizie riguardano soltanto alcuni aggiornamenti e alcune diciamo info che sono state fissate in giro per il gioco. Quindi ragazzi, mettetevi sotto con le mock battle, impegnatevi, noi probabilmente stasera saremo in live proprio per studiare e per cercare di comporre dei team, delle formazioni un po' per tutti per quanto riguarda queste mock battle. Quindi ragazzi, se volete stasera siamo in live, io vi aspetto, come sempre ci becchiamo alla prossima, ciao!